Bentornati sul canale, benvenuti all'interno di questo nuovo video. È quasi inverno, ma ci sono arrivata. Ecco voi la mia top 5 dei profumi autunnali per il mio 2022. Sono profumi che comunque mi porterò anche per l'inverno, quindi dai, è valida, è ancora valida, si può ancora fare. Se per caso ve la siete persa, vi lascio anche la top 5 dell'anno scorso. 3, 2, 1, let's start. Vi prego di apprezzare il fatto che io sto provando ad uscire fuori dalla mia comfort zone, a tornare un pochettino sullo zucchero, nella dolcezza, cosa da cui mi ero molto molto staccata. Sto guardando sempre i miei profumi come se mi parlassero, perché loro mi parlano, capito? Come se mi stessero parlando, tipo sì, brava Claudia. Ce la stai facendo? Ecco, mi sento un po' così, ce la sto facendo. Cominciamo con. Mi sono resa conto che l'ho messa quasi in tipo in un'escalation. Quasi, 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 dai. Primo profumo è Immortelle di Manos Geraquinis, nato nel 2017, da naso ovviamente di Manos Geraquinis, quindi per l'appunto naso greco, che prende tantissima ispirazione dalla sua terra, dalle sue tradizioni, tant'è che Immortelle si dice che l'Immortelle nasca per l'appunto dalla guerra di Troia. Elena chiede a Paride di essere paragonata a Venere e Paride gli risponde: vedi questo fiore, indicando l'elicriso, i tuoi capelli sono dorati come il suo colore, la tua pelle è morbida come i petali per l'appunto di questo fiore, e il tuo corpo profuma come questo fiore. Da qui, per l'appunto, nasce la tua bellezza, va bene, sarà eterna, e quindi da qui nasce il nome Immortale, proprio per rappresentare la bellezza immortale. È un profumo che ce l'ha anche nel nome, l'Immortale, quindi sto benedetto elicriso un po' ce l'aspettiamo, e infatti ce n'è una discreta vagonata di elicriso, ma non solo, perché io sento molto bene in partenza c'è un accenno, ma è proprio un ciccinino, questa veramente sfumatura spuggevolissima, la tonica, appena appena ce la percepisco. Chiodi di garofano, cannella, apertura appena speziata, e poi per forza questa dolcezza. Vuoi per l'elicriso che gli dà quella sfumatura un po' honey, un po' miele, un po' bruciacchiata, fieno, un po' per lo zucchero di canna, perché c'è lo zucchero di canna. E c'è anche il benzoino in chiusura, che è meraviglioso. Devo dire che è stato un bello step out. Tra l'altro, quando stavo comprando per appunto Immortelle ed ero in negozio, ero indecisissima. Ho detto: ma cosa prendo? Se la Joyale, che è forse il mio preferito, mi fa impazzire. Rose Poétique, Claudia, altra rosa. No, dai, step fuori, Immortelle. Quindi è stato proprio anche così, un autoconvincimento, tipo Claudia, vai fuori, ce la puoi fare. Secondo profumo, anche questo notevole step out, è Taisendu di Frassai 2018, dal naso di Roxane Kirkpatrick. È ispirato a un dolce, la torta negra, importata dai coloni gallesi in Argentina. Penso proprio in Argentina, visto che il brand è argentino. Ed è proprio una ricetta, cioè la ricetta si apre praticamente con questa, anche qui, vagonata di spezie. Sentite qua: cardamomo, mate, coriandolo, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, cioè questa nota di noce moscata che è così veritiera, così bella. Abbiamo poi il cacao, è come se chiudesse poi la ricetta con il cacao, lo zucchero, la dolcezza chiude, lo zucchero di canna, il cacao. Meraviglioso, c'è anche questa nota di rum. Io amo i busi, lo sapete che adoro i busi. Mi fa impazzire, ragazzi. È il gourmand che non ti aspetti e che non mi aspettavo che mi piacesse. E anche qua, quando stavo comprando il profumo, ho detto: ma cosa faccio? Prendo la rosa? No, Claudia, l'altra rosa no. Cosa faccio? Prendo Blondine? Blondie mi piace da morire, ma anche qua no, step out, stai essendo, quindi c'è proprio l'autoconvincimento. Va bene, poi next one is Livre Bleu di Ormai, Ormai,
Ragazzi, sto studiando il francese, io mi sto applicando, ma sono arrivata a livello tipo je mange une orange et lis un livre, quindi un attimo di pazienza, la ragazza si sta applicando. Je mange une orange, un passo alla volta. Naso del profumo del 2018, dai nasi, penso che siano sempre loro perché è un brand, i brand owner sono madre e figlio, quindi Marylise Jonac e Baptiste Bouygues, e i nasi sono loro, brand 100% naturale. Ora io. Così, questo è il libro, mi sembra abbastanza libero. Adesso l'ispirazione non me la ricordo perfettamente, ma se non sbaglio, sia Baptiste che Marie-Lise viaggiano tantissimo, hanno viaggiato tantissimo e prendono ovviamente ispirazione dai loro viaggi. Uno di questi li ha portati in Amazzonia e Livre Bleu, se non sbaglio, dovrebbe essere l'ispirazione ad una, di una ispirato ad una bevanda, non al genere ayahuasca, allucinogeni e così, ma più tipo lo xocolat, però appunto cioccolata, e tant'è che tra le note le ritroviamo, abbiamo giglio, mandarino, rum, iris, violetta, cacao, vaniglia, benzoino, patchouli. E questo ambrato coccolosissimo, con questo tocco di cacao, molto netto devo dire. Però molto molto bello, perché per l'appunto benzoino vaniglia, quindi c'è questo fondo ambrato caldo, con il sia cacao che iris che violetta gli danno invece questa sfumatura, ognuna a modo proprio, ogni materia a modo proprio, ma pure tutte e tre, sia l'iris sia la violetta e il cacao. Ma questa sfumatura è veramente, veramente bellissima. Mi è piaciuto un sacco. E poi, vabbè, l'accento rum. Claudia e la business. Hello, that's me. Ok. Next one. Anche questo non è nuovo. Nessuno di questi è nuovo, ragazzi. Non c'è neanche un profumo nuovo. Sono pessimo, veramente terrificante. Sticky Fingers di Francesca Bianchi. Profumo del 2020, dal naso ovviamente di Francesca Bianchi. L'ispirazione è chiara. Se come me ascoltate rock, se come me amate i Rolling Stones, sapete già che Sticky Fingers è il nome di un album dei Rolling Stones. E l'ispirazione è proprio quella, è un po' il patchouli 68, è ispirato proprio appunto al rock anni 70, ma è un rock molto chic, è un rock chic, decisamente. E anche nelle note, le note ci aiutano tanto perché abbiamo ovviamente patchouli, cuoio, tabacco, castoreum, ma l'iris, la fava tonka, e c'è questo iris che pulisce tantissimo questo cuoio e ci sta così bene. È proprio la giacca di pelle al concerto dei Rolling Stones degli anni 70. Però non ha, gli manca la parte più sweaty, più sporca, ecco, del patchouli anni 70, perché iris e tonka aiutano tantissimo ed è bellissimo, perfetto anche questo per questa stagione. Per me questi qua sono proprio i profumi d'autunno, non so perché li sto utilizzando adesso, ma perché per me sono perfetti adesso. Cioè, d'estate sarebbero too much, d'estate non riesco ad utilizzare nessuno di questi, forse soltanto uno, l'ultimo, di sera e neanche. Cioè, faccio molto molta fatica. Per me proprio sono assolutamente autunnali questi 5 profumi. Passiamo, no, ma già all'ultimo, ma registriamo un'altra mezz'ora. Parliamo del nulla. Ultimo profumo, ragazzi, questa è proprio la mia ultima addiction, obsession. Bam! Bon d'odeur de l'eau d'Italie, un profumo del 2008. Ma non me ne frega niente, ragazzi, io quando scopro i profumi sono contenta di averli scoperti, non mi interessa se sia tutti di quest'anno, ma chi se ne. Mamma mia, che meraviglia. Dal naso, vediamo se indovinate. Uno dei miei nasi preferiti. 3, 2, 1. Bertrand de Chauffour, molto bene. Bon de Doge, quindi per appunto il balsamo del Doge. E un omaggio alla Venezia per l'appunto dei Doge. Alla Venezia quando era lo scambio, la porta tra Oriente e Occidente. Questo profumo sa esattamente di scambio. Di scambio, di oriente, di spezie, di come si chiamano? Di balsami. Sentite qua, abbiamo una vagonata di cannella, cardamomo, tutte spezie, cannella, cardamomo, pepe, coriandolo, abbiamo arancia, bergamotto e poi mirra, olivano, benzoino,
zafferano, vaniglia, tutte le note che ci parlano di là, tutte le note che ci parlano dell'Oriente. Cedro e vetiver è spettacolare, ragazzi. Viene fuori questa mirra. La mirra è già di suo, forse la mia resina preferita, perché è sfumatissima, e prende tantissime sfumature, tra l'altro ovviamente a seconda con cosa l'abbini, con cosa lo aiuti, la mirra ha di suo questa frizzantezza, questa fizziness, no? E questa cannella l'aiuta tantissimo, il cardamomo pure verticalizza molto, il pepe, tutte le spezie aiutano tantissimo questa mirra. E poi tra l'altro non è dichiarata in piramide, ma anche qua c'è una nota di rum. Claudia che prova a stare lontano dai business e dai legnosi, ma non ce la fa. Dalla business, esatto, dai legnosi. E niente ragazzi, questa mirra liquorosa è... Mamma mia. L'Odita lì ha fatto ultime creazioni che non mi hanno convinto moltissimo, ma devo dire che... Bon du Doge, Sien l'hiver, Pestum Rose e Jardin du Poète sono meravigliosi. Difficile da trovare, un brand molto difficile da trovare fisicamente. Lo store online c'è, ma fisicamente è molto difficile da trovare. Se vi capita l'occasione, ragazzi, andate a sentire Bon du Doge, perché ve l'ho detto, è la mia ultima veramente obsession. Se vi piace la rosa, Pestum Rose sarà, penso, il prossimo che prenderò, perché è veramente meraviglioso. E basta ragazzi, questo è tutto, io spero di avervi tenuto un pochettino di compagnia, vi ricordo come sempre di commentare, mettere like, iscrivervi, fatemi sapere quali sono i vostri profumi che in questo momento state utilizzando, che andate ad utilizzare d'inverno, let me know something, perché mi piace tantissimo chiacchierare con voi, condividete il video se vi è piaciuto perché mi aiuta tantissimo e noi ci vediamo nel prossimo, ciao bambini!